tutti, grazie davvero, siete tantissimi anche questa volta dopo 5 anni, quindi vi ringrazio, veramente vi ringraziamo. Avete deciso di venire qui una domenica pomeriggio, c'era anche bello, quindi questo vuol dire che ci tenete. Io partirei immediatamente con il video che abbiamo deciso, che ha un messaggio molto importante, che è quello di continuare a seguire la strada giusta, cioè quella che avete intrapreso 5 anni fa. Ufficialmente il simbolo con il quale corriamo per questa campagna elettorale. Chiedo quindi a Mattia e a Francesco di scoprire il simbolo. Allora, questo simbolo rimane nella tradizione dell'altra volta, ha però una nuova evoluzione. Questa volta ci chiameremo Legati a Bore 2.0, perché 5 anni fa siamo partiti e questa volta vogliamo continuare, e vogliamo continuare appunto in modo più evoluto, in modo più organizzato rispetto alla prima volta. E dato che 5 anni fa avete fatto il cambiamento, infatti sarà scritto per un cambiamento di buon senso, questa volta non vi chiediamo di cambiare, ma vi chiediamo di continuare per la strada giusta, perché noi crediamo nel nostro territorio e penso che anche voi crediate in questo territorio. E lo dimostrerete chiaramente con il voto dell'8 e 9 giugno. Legati a Bore 2.0 per il territorio in cui crediamo. Questo sarà la nostra guida, la nostra strada. E la nostra strada sarà appunto quella giusta.
Una strada che è iniziata 5 anni fa. Ci davano per spacciati, perché eravamo 11 persone, ricordo, 5 anni fa allo sbaraglio, nessuno di noi aveva nessuna esperienza politica, il sottoscritto aveva 21 anni, ero ancora appunto uno studente e mi avete dato fiducia. Ci avete dato fiducia. Qui vedo persone che escono dal consiglio comunale, ma le vedo anche nel pubblico. E le ringrazio anche qui per essere presenti, perché comunque è sinonimo che nonostante tutto, nonostante tutti i problemi, si è lavorato bene. Ecco, ho deciso di partire nuovamente con questa squadra. E veramente vi ringrazio ognuno di voi, perché avete avuto coraggio di mettervi in gioco e non è stato semplice. È una squadra che abbiamo creato in 2 settimane, quindi siamo stati anche molto molto veloci. E penso che sia una squadra di persone valide, prese da ogni ambito lavorativo o comunque da qualsiasi esperienza hanno dietro di loro. Parto da Samuele Sorrenti, che tutti conoscete, che è un cacciatore e appunto è una pedina che a nostro avviso è fondamentale in questa nuova partita che ci aspetta, visto anche purtroppo la peste suina africana che sta, come dire, invadendo la nostra provincia. Poi abbiamo Fulgoni Nadia. Lavora a scuola, è di Rovina, è da diversi anni una volontaria delle parrocchie di questo territorio e ha deciso di scendere in campo per questa frazione molto importante. Abbiamo poi Ferrari Nello, che è il nostro pensionato del gruppo, ma nonostante tutto è della frazione dei Franchi, che è una delle frazioni che si fa sempre più sentire, quindi era giusto questa volta dargli un candidato che deve per forza fare il salto ed esserci. Abbiamo poi Paola. Paola non è del nostro territorio, ma lo conosce molto bene il nostro territorio, perché per diversi motivi legati alla sanità, nel bene o nel male, il nostro territorio ha molti anziani e quindi la sua pedina è fondamentale per quanto riguarda il nostro discorso sanitario, i nostri rapporti con il distretto delle valli del Taro e del Ceno. Abbiamo poi, ormai è storico perché ha già fatto un mandato, abbiamo l'Adamo Giulio, che ringrazio per aver deciso ancora di essere su questa barca. È un po' stato per questi 5 anni il nostro ministro dei trasporti, l'abbiamo un po' soprannominato così. Tante volte gli abbiamo fatto fare anche dei trasporti, ad esempio piante, il nuovo parco giochi. Poi abbiamo Francesco Bergonzi, meglio noto come Picco, che è stato in questi anni al mio fianco ed è stato vice sindaco da diversi anni nelle associazioni ed è stato uno di quelli che mi ha anche spinto fortemente a ricandidarmi, perché lui ci credeva veramente tanto e abbiamo iniziato a parlare verso, in modo diciamo un po' serio, verso gennaio ed era veramente molto convinto e quindi non poteva mancare anche qui per questa seconda tornata. Poi abbiamo Alessandra, che tutti conoscete. Beh, in questi 5 anni, oltre ad essere una mia consigliera, è nato anche altro. E ringrazio comunque per esserci non soltanto al mio fianco ma anche alle mie spalle come consigliere proprio in certi momenti di sconforto che purtroppo capitano molto spesso durante il mandato di un sindaco e non solo. Poi abbiamo una new entry che non ci saremmo mai aspettati, che è Mattia. Mattia che ringrazio davvero tanto, perché si sta mettendo davvero l'anima, il cuore, veramente si sta impegnando tantissimo e ci crede anche tantissimo. Rappresenta una bella fetta dei giovani di questo comune, di giovani anche che frequentano Bore
e soprattutto rappresenta anche un po' quel mondo agricolo per le sue origini che purtroppo sempre più sta sparendo. Continuiamo poi con un altro storico, anche se è molto giovane, Andrea Dondi. Tutti lo conoscete, è in diverse associazioni, diciamo che è in tutte le associazioni di questo comune lui c'è, in un modo o nell'altro. Famiglia storica chiaramente del paese, che ha deciso di rimettersi in gioco e quindi di rimanere all'interno del gruppo. Grazie Andrea. E poi ultima ma non ultima per importanza, abbiamo una nuova entrata in gioco anche per finire, concludere questa lista, Manuela. Manuela la conoscerete perché è una volontaria della parrocchia qui di Bore, ma probabilmente l'avrete vista anche in questi anni in occasione di fiera, ai mercatini di Natale. Era lì al mattino presto insieme al nostro agente di polizia locale, a volte anche da sola purtroppo si è ritrovata a gestire le bancarelle che dovevano essere appunto posizionate. Questa è la squadra che vi presento. E questa è una squadra di persone, come vi ho detto, normali e semplici. Cioè persone che veramente qui si mettono in gioco e, come ci siamo detti, senza nulla volere in cambio, ma soltanto nel cercare di dare il più possibile per il territorio. Da domani inizieremo il porta a porta, come è giusto che sia, quindi passeremo a casa di ognuno di voi, vi lasceremo il programma di tutto quello che è stato fatto in questi 5 anni e di quello che vi proponiamo nei prossimi 5. Non abbiamo, anzi, non vi proponiamo un programma di cose immaginarie. Vogliamo stare con i piedi per terra, di cose reali e concrete.